Alla cooperativa Tre Ponti, due iniziative per aiutare gli ucraini nella nostra città. Gino Bartolucci, di che cosa si tratta? Allora, la cooperativa Tre Ponti e la Proloco, in questo momento di difficoltà, di guerra in Ucraina, in prossimità della Pasqua abbiamo pensato a un'iniziativa. Abbiamo fatto una raccolta che è ancora aperta, dove abbiamo raccolto un po' di soldi. Qual è l'iniziativa? Un pranzo di Pasqua agli ospiti che abbiamo a Fano. Perciò sabato sera abbiamo pensato di fare una tombolata, e qui l'appello di venire a giocare a tombola, perché l'incasso sarà devoluto per questa iniziativa. Domenica avremo ospiti tutte le famiglie e i bambini a pranzo, dove regaleremo uova di Pasqua, colombe e un buono spesa Conad a ogni partecipante. L'appuntamento è domani alla tombolata alle ore 21, domani sabato 9 aprile alle ore 21 alla cooperativa Tre Ponti. Perciò vi aspettiamo numeroso, perché più siamo, più devolviamo a queste famiglie. Ancora volevo ringraziare Proloco e cooperativa Tre Ponti per questa bellissima iniziativa, che sarà questa domenica un pranzo dedicato a Pasqua per numerosi famiglie ucraini presenti in questo territorio a zona di Fano. Tanti bambini, saranno circa 160 persone. Insieme già abbiamo fatto tanto, e ancora grazie per questa bellissima iniziativa. Un'altra volta volevo fare un appello per la nostra raccolta dedicata in Ucraina, sempre cibo e farmaci. Ancora la guerra non è finita e abbiamo tanto bisogno di questo. Noi come Clown Dottori interverremo direttamente domenica, visto il numerosissimo numero di persone, di bambini presenti. Abbiamo chiesto l'appoggio di un'associazione, i Clown Orsotti di Camilla, è un'associazione lombarda che è già venuta sul territorio quando c'è stato il terremoto. La clown terapia sarà fondamentale per questi bambini, al fine di portare a vivere un momento di serenità in questa domenica prepasquale.